L'Aquilaggia, promossa in Serie D, chiude il suo campionato regolando 2-0 in casa l'Ortona davanti a 1500 spettatori. Il rossoblù di Massimo Epifani concludono quindi la stagione a quota 84 punti. Prima del calcio d'avvio, momenti di grande commozione con la scopertura di una targa per l'intitolazione della tribuna centrale dello stadio Gran Sasso a Concia a Paolo Rossi. Padovano di nascita ma aquilano d'adozione, Rossi, scomparso a maggio del 2017, militò in rossoblù dal 1963 al 1979, restando poi a vivere in città e rivestendo anche il ruolo di allenatore dell'Aquila e di selezionatore della rappresentativa juniores dell'Abruzzo, con cui vinse due tornei delle regioni. Una intitolazione, quella della tribuna a Paolo Rossi, fortemente voluta da tutto l'ambiente rossoblù e a cui era presente la figlia Marzia, omaggiata con un mazzo di fiori dai rappresentanti della società dell'Aquila. Poi si gioca all'Ortona, prima del fischio d'inizio, omaggia l'Aquila vincitrice del campionato. Poi il primo spunto di cronaca al 18esimo è di marca ospite, di Donato al tiro dalla distanza facile, la parata di Barbagallo. Poco da segnalare fino al minuto 33, quando il tecnico dell'Ortona Sansovini è costretto al primo cambio. Problemi fisici per Palmaricciotti, sostituito da Crimaldi. Grande occasione per l'Aquila al 40esimo, da posizione defilata sassata di controbalzo griffata a Santi Rocco. Pelusi è battuto ma la sfera si stampa sulla traversa. Ripresa 3 minuti e Carbonelli si fa spazio in area e conclude. Pelusi blocca. Ancora l'Aquila all'ottavo, diagonale di Rei che chiama Pelusi alla parata sul pallone vagante, arriva Di Norcia la cui conclusione è murata in calcio d'angolo. Minuto 12, la gara si sblocca con il vantaggio dell'Aquila. Santi Rocco spalle alla porta, fa la sponda per Carbonelli che di prima intenzione si coordina e mette alle spalle di Pelusi. Al 24esimo i rossoblù raddoppiano con l'azione che si sviluppa sull'asse formato da due nuovi entrati. Massetti va via di forza sulla destra e pennella il cross per Alessandro che a giro sul palo lontano batte Pelusi. Alla mezz'ora Marchionni sciupa l'occasione del 3-0 mettendo alto da buona posizione con Pelusi fuori dai pali. Il 3-0 per l'Aquila arriverebbe nel primo minuto di recupero grazie alla diagonale vincente di Corticchia, ma la marcatura del numero 4 viene annullata per posizione di fuorigioco da parte di Diarra. Poco prima del triplice fischio finale, altro gol annullato all'Aquila. Alessandro lancia Massetti in campo aperto, il 27 conclude insaccando all'incrocio dei pali, ma l'azione era viziata da una sua posizione di fuorigioco in partenza. La partita termina così, l'Aquila chiude una stagione da incorniciare e adesso si potrà concentrare sulla programmazione del futuro in quarta serie nazionale. Per l'Ortona invece la permanenza in eccellenza passerà dai play-out. Vedere oggi un corpo unico tra squadra e tifosi è la cosa più bella che può essere immaginata. Se le immagini il 25 di luglio una cosa del genere era bellissimo, ci siamo arrivati, ma con il lavoro, con il sacrificio. Ed è bello, dai, oggi mi sono emozionato anche io a fine partita, vi dico la verità, perché è l'ultima partita di un anno fantastico, con tante cose belle, cose che abbiamo dovuto lottare, quindi dispiace, un po' è finito l'anno e dispiace, perché veramente abbiamo costruito qualcosa di perfetto, una cosa bellissima, un gruppo. Vedere qualche giocatore che piangeva a fine partita, e a me mi riempie il cuore, perché vuol dire che abbiamo fatto veramente un capolavoro. Ma piangono oltre al fatto per la vittoria, ma il fatto che sta finendo un anno dove siamo stati veramente bene insieme, e capitano poche volte queste cose, quindi di questo, ripeto, sono contento, perché poi non si fanno tutti gli anni delle situazioni, non si creano delle situazioni del genere. Quindi l'obiettivo era vincere il campionato, ci siamo riusciti. Il secondo obiettivo era quello di ravvicinare la gente alla squadra e ci siamo riusciti, e di questo ne siamo contenti, e da questo bisogna ripartire per il futuro, perché poi si volta pagina e si pensa a un altro campionato. Io parlo giornalmente con loro, cioè, tutti i giorni. Ci siamo goduti questa festa 3 settimane, bellissima. Credo che non ci sono nessun tipo di problema da domani, dico domani perché ho usato una parola molto importante qua all'Aquila, domani programmeremo il futuro con grande serietà e con grande voglia, come abbiamo fatto quest'estate. Quindi mi auguro che al più presto
possiamo ripartire e pensare già al prossimo campionato. Noi abbiamo preparato questa partita cercando di essere un pochino più aggressivi rispetto alle precedenti, cercando un po' più di coraggio, perché volevo non concedere subito troppi metri all'Aquila, non volevo concedere questa palla facile, tra virgolette, agli esterni offensivi dell'Aquila, dove questa squadra trova la sua più grande forza, poi ha punti di forza ovunque, l'ha dimostrato oggi, l'ha dimostrato in tutto il campionato. È chiaro che noi delle indicazioni, dei principi ce li siamo dati, finché abbiamo retto, sono sicuramente contento, soprattutto del primo tempo. Poi non dico che non sono contento del secondo tempo. Chiaramente il divario si è visto, si è notato. Una squadra che ha meritatamente vinto il campionato contro una squadra che va a fare i playout da quart'ultima. Perciò credo che i valori oggi si siano sicuramente visti, ma non è un problema. Tanto non è che noi dobbiamo fare, pensavamo di essere allo stesso livello dell'Aquila, sicuramente siamo venuti per cercare di vincere la partita, non ce l'abbiamo fatta, però adesso voltiamo pagina e pensiamo al playout, che sarà chiaramente una battaglia. Io penso che sarà poco una partita bella, ma è anche ovvio che sia così, perché chiaramente l'aspetto emotivo tenderà a prevalere sicuramente, però dobbiamo essere allo stesso livello, se non di più, e proporre anche quello che sappiamo fare, perché non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di andare e vincere la partita subito.